Negli ultimi mesi, complice la tragedia del Giglio, le polemiche si erano concentrate sul passaggio delle grandi navi davanti a Piazza San Marco, ma a Venezia, da decenni, è il traffico minore nei canali a preoccupare. I gondolieri denunciano da tempo una situazione a rischio. Le barche sono troppe, troppi anche i pontili privati per i natanti, quelli che riducono la larghezza del canale e dunque gli spazi di sicurezza. Ieri la tragica conferma, la collisione tra un battello e una gondola trascinata per 20 metri. L'imbarcazione di legno è finita addosso al pontile del magistrato alle acque. Il gondoliere è stato sbalzato a terra. I 5 tedeschi a bordo sono finiti in acqua. Joachim Vogel, 50enne, è rimasto schiacciato. È morto per fare scudo alla figlia di 3 anni. La procura di Venezia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Intanto i gondolieri parlano di tragedia annunciata, di avvisi e allarmi inascoltati. Tante in passato le collisioni tra imbarcazioni nei punti più trafficati del canale, a volte con danni tali da far affondare le gondole. E più volte negli ultimi 20 anni si è tentato di affrontare il problema del traffico, che nel solo Canal Grande sfiora le 1200 imbarcazioni al giorno. Tentativi vani, perché per i rimedi, quelli definitivi, bisogna ancora attendere. Francesca Spaziani Testa, Sky TG24.